La Cassino, gli uffici giudiziari di Cassino sono una palestra per i giovani magistrati, lo sono anche per chi è meno giovane e lo sono anche per me che ho tanti anni di attività giudiziaria. Ogni giorno qui si impara qualcosa di nuovo e di importante. I giovani magistrati comunque vengono qui a Cassino e tutti hanno, parlo mio, con un ottimo ricordo della loro attività. Per quanto riguarda la procura, si è fatto tutto per farvi sentire a vostro agio. E Dante parla plurale, perché mi rivolgo anche agli altri che si sono allontanati nel corso della mia gestione. Tutti avete però dato tanto alla procura di Cassino e di questo io sono particolarmente felice per quell'apporto che voi avete dato e mi sento ripagato dalle difficoltà che ogni giorno si affrontano per farvi stare meglio. In particolare, collega De Franco è stato un collega esemplare e le cose che qui dico sinteticamente le ho espresso nei pareri che ho dato e anche nei pareri che mi accingo a dirigere. Ho voluto dare atto al collega dell'esemplarità del suo servizio. È un collega che lascia un ruolo ridotto all'osso, il che significa che ha lavorato in tutti questi anni. Queste cose bisogna dirle ed affermarle con determinazione. Un magistrato che lascia poco ruolo, un ruolo quasi tutto non solo ordinato, ma con cose che tranquillamente si possono gestire, quindi non lascia alcuna rogna negli armadi, tutto pulito e tutto sistemato, è un magistrato che fa di esempio agli altri. Le condizioni di lavoro sono quelle che sono, quindi ritardi che vengono accumulati certamente non sono addebitabili ai singoli magistrati dell'ufficio, però tu hai messo quell'energia necessaria, quel supplemento in più che ti contraddistingue come magistrato esemplare. Sono sicuro che gli altri procuratori della Repubblica o gli altri dirigenti dell'ufficio che si confronteranno con te, che avranno modo di lavorare con te nei prossimi anni della tua lunghissima carriera, confermeranno il giudizio che io ho dato di te. Mi farei sapere, ma ne sono sicuro, che il giudizio del Procuratore della Repubblica di Napoli sarà altrettanto lusinghiero. Sono contento di averti avuto qui perché sono stati anni di crescita professionale. Hai dato tanto all'ufficio, tutti i colleghi che ti hanno conosciuto hanno apprezzato le tue doti di ragazzo, scusa il termine perché sei giovanissimo, quindi di uno dei giovani magistrati che veramente ha lavorato col cuore e con la passione. Hai affrontato dei sacrifici, hai affrontato viaggi, però l'ufficio non ha mai risentito di queste tue di obiettivi e difficoltà nelle quali hai vissuto in questi anni, queste difficoltà che poi hanno imposto il trasferimento. Quindi veramente ti dico grazie di cuore, ti voglio bene e ti auguro ogni felicità e ogni successo professionale nella città che mi appartiene. Tra qualche mese mi vedrà cittadino a pieno titolo. Oggi mi sento un cittadino a metà della mia città, ma tra qualche mese mi governerai a pieno titolo. Grazie e con affetto, veramente grazie.